Andrea, crisi Ucraina, regole antipanico per gli investitori. Questo è il focus che voglio fare con te oggi, perché insomma, bisogna anche capire come muoversi nel mercato. E parto da un messaggio che è arrivato, così apriamo questa parentesi da questo spunto. Poi naturalmente altre questioni le metteremo sul tavolo. Un amico scrive: i nostri BTP potrebbero beneficiare della situazione attuale? Sì, allora secondo me ha senso iniziare a ripensare ai BTP, ne avevo iniziato a parlare già nella scorsa settimana dicendo appunto c'è stato questo fortissimo movimento a rialzo di tutti i rendimenti governativi, fra cui anche quelli dei BTP. Chiaramente ecco, già in queste ore il BTP è risceso di rendimento, quindi dall'area 2%, adesso siamo all'1,62% nell'area decennale, nella scadenza decennale. Quindi la cosa che mi aspetto e che potrebbe poi avere senso fare è approfittare nei momenti in cui dovessero esserci una distensione, un rialzo, appunto un nuovo rialzo dei rendimenti, quindi tra l'area 2-2,5%, siccome sui BTP decennali può iniziare ad avere senso a fare degli acquisti, e questo appunto è un qualcosa che consente di andare a riposizionarsi dopo molto tempo in cui i bond non rendevano nulla, chiaramente in maniera tattica, anche perché l'inflazione con questo quello che sta succedendo in Russia potrebbe addirittura salire ancora o comunque non scendere, quindi potrebbe esserci da un lato un calo dei consumi e una prudenza maggiore dei consumatori, quindi che gioca a favore di uno sgonfiamento dell'inflazione, però tutto ciò che è materie prime, energia e anche cibo, anche materie prime alimentari, potrebbe subire degli ulteriori rialzi. Quindi da un punto di vista strategico chiaramente i bond rimangono meno interessanti delle azioni, però da un punto di vista della contingenza che vediamo può essere un ottimo modo per allocare una parte del patrimonio proprio in senso di flight to quality, quindi certo, andare a rifugiarsi e non subire le oscillazioni negative del mercato azionario. No, certo, anche perché se vale la regola, dimmi, questa è un'altra domanda, insomma, visto che è un nostro approfondimento, se vale la regola che bisogna stare un po' alla finestra nei momenti di incertezza, e questo lo è appieno, cioè lo abbiamo detto poco fa, è altrettanto vero che occorre stare un po' fermi, però proteggersi, no Andrea? Un po' questa è la conseguenza. Sì, nel senso che dall'altra parte, ecco, è vero che i mercati azionari, allora, per rispondere sempre al discorso delle regole antipanico, direi questo, che ha senso sempre guardare i mercati azionari in un'ottica di lungo periodo e quindi non prendere delle decisioni sull'onda dell'emotività, ma cercare poi di analizzare i vari settori, quindi una buona diversificazione, andare ovviamente a valutare quali possono essere i settori che possono essere più impattati da questa situazione, evidentemente nei momenti di euforia o comunque di rimbalzo andare a alleggerire i settori più a rischio. In un'ottica di medio-lungo periodo sappiamo che l'azionario comunque è un buon investimento, soprattutto in un ambito di inflazione ancora sostenuta. In un ambito invece di breve periodo, comunque da qui ai prossimi mesi, potrebbe continuare la correzione, e quindi, come si diceva poco fa, il fatto di fare uno switch tra azionario e obbligazionario, almeno come parcheggio della liquidità, temporaneo parcheggio della liquidità, a mio avviso ha senso, e per poi evidentemente in caso di nuova correzione dell'azionario avere la possibilità di riacquistare ciò che si è venduto su prezzi che, nonostante il ribasso che c'è stato da inizio anno, sono ancora prezzi comunque elevati, per cui se effettivamente il mercato dovesse prendere una piega peggiore di quella che sta prendendo per quanto riguarda l'azionario a seguito di un aggravarsi di questa crisi russa, cosa che non si può escludere, certo, potremmo vedere una correzione che continua ancora nei prossimi mesi, quindi questo è da tenere presente. Hai detto la parolina, la frasettina magica, non si può escludere, questo significa che non si sa, quindi l'incertezza per i mercati è davvero la spada di Damocle più pesante da sopportare. Prima di leggerti un'altra domanda di un nostro amico, ti chiedo io, comunque un flash, comparti sì, comparti no in questo momento? Ma allora, in questo direi che la parte comparto, ad esempio lusso, può essere un comparto che va a subire questa situazione dell'Ucraina negativa, della Russia negativa, quindi questo sicuramente può essere un tema, quindi da alleggerire. Chiaramente abbiamo visto un riposizionamento molto forte su alcuni settori che fino a poche settimane fa erano completamente trascurati, quindi
Per fare un esempio concreto, Leonardo, ex Finmeccanica, qui sul nostro listino, quindi settori legati alla difesa, Fincantieri, quindi tutto quello che è costruzioni navali, in vista appunto di una spesa, come ha detto la Germania, ha detto, esporterà la spesa in armamenti, spesa per la difesa, fino al 2% del PIL, quindi c'è una prospettiva di andare a sovrappesare certi tipi di settori. C'è il settore energy che è molto delicato, nel senso che da un lato ovviamente questi prezzi dell'energia che salgono dovrebbero beneficiare al settore ed è verosimile che questi prezzi rimangano elevati ancora per un po', dall'altra parte è un settore che rimane, secondo me, particolarmente delicato perché è già salito tantissimo durante l'anno a braccetto con la salita dei prezzi dell'energia, dei prezzi del petrolio, e quindi qualora invece la situazione dovesse rischiararsi oppure subentrassero altri elementi, di cui però ci sono già i sentori come una distensione con l'Iran oppure un aumento della produzione da parte dell'OPEC, potremmo vedere anche dei reversal abbastanza violenti. Quindi è tutto da tenere molto monitorato, con molta attenzione appunto su questo settore energy, e dall'altra parte poi c'è il settore invece finanziario, bancario, Bancario, sì. sì, che è un altro settore da tenere sotto i riflettori, perché è vero che nel breve termine è quello che ha subito delle oscillazioni negative, secondo me anche sulla paura, cioè le esposizioni ci sono effettivamente, poi la paura ha fatto il resto e quindi ci sono stati dei sell-off molto molto forti, però in un'ottica anche qui di medio-lungo periodo, in una prospettiva di inflazione che rimane elevata e probabilmente di tassi che saliranno nonostante questa battuta d'arresto, probabilmente da qui ai prossimi mesi, è un settore comunque molto interessante. Quindi è un mercato che si presta alla rotazione settoriale, quindi da un lato la diversificazione, dall'altro lato, secondo me, andare a fare un pochino un ragionamento contrarian, quindi nei momenti di eccesso di un settore o dell'altro, andare poi a intervenire in senso contrario. Quindi, come appunto alcuni settori che erano dimenticati, come quello della difesa fino a poche settimane fa, poi erano da sovrappesare, le banche adesso sono oggetto di forti vendite, magari secondo me a fine eccessive, bisogna non avere fretta, ecco, però secondo me possono tornare interessanti, quindi Sì, questo sell-off sì. che c'è stato può essere un'opportunità di andare a riposizionarsi per fare qualche acquisto per chi non avesse comprato prima. Certo, domanda in chiusura. Un amico scrive: Andrea, non ci sto capendo niente. Enel e Utilities e Nexi, quindi questi tre, cioè due titoli e l'ambito delle Utilities erano in salita, oggi ripiombano giù. Una dritta da Andrea per due titoli long ora fino a fine settimana. Quindi, su quali concentrarsi? Ci Sì, sono? beh, appunto, beh, io direi che appunto, i titoli appunto, da tenere sott'occhio, dicevo prima, c'è questo titolo che è Leonardo, che è molto comprato in queste ore, quindi è da tenere presente perché effettivamente ha dato un segnale di acquisto, secondo me, di medio periodo, viene da un doppio minimo con marzo 2020 molto forte. E quindi appunto se ci fossero dei micro ritracciamenti, secondo me è un titolo che ha senso andare a acquistare. E secondo me, ecco, come dicevo prima, inizierei a riguardare anche le banche che in queste ultime sedute sono scese veramente tanto, come per esempio Intesa. Secondo me rimane un titolo strategicamente interessante, quindi non avrei ecco, sì, entrare per gradi perché la situazione è abbastanza delicata, però secondo me degli acquisti Certo. dopo questo sell-off possono iniziare ad avere senso. Ottimo, regole antipanico per investitori, grazie Andrea De Gaetano, questo è importante in un momento così insomma, frenetico e impazzito per il mercato. Ti ringrazio per la collaborazione, Andrea, presto. Grazie mille a voi, a presto, buona settimana. Grazie, buona settimana a te.